L'abbiamo conosciuto prima. Siamo conosciuti. Ormai siamo di casa. Ecco, che vogliamo vedere? Ci vuole vedere questo. Posso vedere anche a te? Sì. Come funziona il lavoro? Perfetto. Allora, se venite più lungo. La facciamo, ci voleva far vedere, no. Possiamo fare un po' di giro, vieni, vieni Enrico. Stiamo rifacendo tutto il foglio. Tutto il tappeto in gomma, tutto il multistrato e per poi essere allora facendo per non gli andate per potere, sanno la avviate un po' di la vettura qui a fianco a quanti anni ha questa vettura? Queste sono degli anni 90, quindi abbastanza datata. Santo. No, degli anni 90. Oh, sono cimi, sì, sono per gli vabbè, anni considerando 90. Che un tram insomma è una data insomma, accettabile. Insomma. Però è accettabile, poi ci sono le stanghe. Sì, diciamo, sì. Esatto, abbiamo le stanghe che sono degli anni 47, quindi però affidabili almeno, ve la faccio vedere, prego. Che genere di danni da usura sono più facilmente riscontrabili sulle vetture? Diciamo noi come reparto facciamo le revisioni generali. E investimenti, facciamo quindi incidenti. Ecco, questa è una stanga, questa è stata mantellata. Completamente. Esatto, adesso si sta rifacendo un pavimento, un strato e per poi man mano avviene la ricostruzione. Quanto tempo ci vorrà? Salve, buongiorno. E diciamo 10-12 mesi. Sì, beh, è un lavoro lungo. Quindi avete in manutenzione? Sei. Non di stanga, diciamo tra stanga, Socimi e Fiat, perché abbiamo iniziato anche le revisioni di tram Fiat. Uno ne stava in cerniceria, non so se lo avete visto, diciamo sta in addirittura d'arrivo, sta in fase di verniciatura per poi chiuderlo e mandarlo in strada. Quindi 10-12 mesi per ogni... No, parliamo di stanga, sì, perché questo è... un po' più antico, cioè un po' più anzianotto. Esatto. Ha bisogno di qualche cura in più. Sì, sì, no, magari se vogliamo vedere quella al bocca di alzata, così si rende conto meglio del lavoro che gli viene fatto. Sì. Attenzione. Ho imparato. Gli operai vorrebbero dire che ci sono gli acchi, sarebbe meglio fare così. Grazie. All'interno ammodernato con mancorrenti costruiti, verniciati e montati da noi, sedili, pannellato, diciamo si presenta vabbè, qui viene rifatto tutto, questa è la paretina di sicurezza, una nuova paretina di sicurezza che chiude l'interno. Diciamo l'interno praticamente è tutto nuovo. Viene rifatto tutto, totalmente. Verranno rifatti successivamente, revisionati i carrelli nuovi, quindi riverniciata, diciamo, quindi
diciamo, questa è l'evoluzione di quello che abbiamo visto di là, per il quale stavano rifacendo i pavimenti. Sì, sono quella varie è la prima fase, questa fasi, è quasi l'ultima. Questo il pavimento l'ha fatto, adesso mancano i carrelli e poi la verniciatura, quindi a quel punto insomma la vettura, diciamo, verrà rimessa in esercizio. Comunque circa un anno per questo tipo di lavoro. Questo lavoro sì è. Quanti ci sono? Quanti tram di questo genere sono circolanti? Quanti ce ne abbiamo? Avete idea più o meno di quanti sono i circolanti? Di il parco, livello? Il parco dovrebbero essere una cinquantina di circolanti, però? Circolanti. Vabbè, perché questa è una porta maggiore, esatto, okay. Diciamo le lavorazioni. Saranno 20-25. Porta maggiore, diciamo, è l'equivalente di uno stabilimento di autobus. Poi parte si vengono parcheggiati anche qui, però. E questo avete subito tutta la revisione. No, basta foto, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare. No, dobbiamo andare. Andiamo. Dobbiamo andare. Possiamo fare uscire da qua? Però andiamo. Ma sì, forse è preferibile rifare la strada. Esatto. Io salterei. Faccio strada. Mi dispiace scappare. Si vuole salutare. Non state facendo capire nulla. A presto, grazie. Il regista non vedo più. Angelo. Longoni. Non lo so. Eccolo là, Longoni, nelle retrovie. Allora in realtà mi avvicino. Ci vediamo, saluto. Grazie, mi dispiace di non scappare. Buon lavoro. Altrettanto, entra qui fuori, qui entra più stretto. Dai, non ce la facciamo, ragazzi. Grazie, è stato veramente un piacere. Posso venire a insieme? Certo, per il primo secondo reparativo, non siete capaci. Ma che ci siamo da fare? Io sono molto più capace di te. No, non c'è tempo. Almeno un sorriso esce fuori. Forza, forza. Tanto di strada ce n'è tanta, però mi sembra che siamo bene, no? Siamo in carreggiata. Forza, entriamo. Forza. Buona giornata. Grazie.